progetti che per noi è tra i più importanti è il progetto proprio che riguarda il Cinema Lucca. Io credo che sia uno dei progetti più interessanti che la Fondazione Banche del Monte ha patrocinato e ha seguito e ha voluto. E posso anche dire, interpretando anche quella che è la volontà dell'intero Consiglio d'amministrazione, che è nostra intenzione continuare su questa strada. Il cinema racconta la storia e le storie delle città. L'importanza del cinema con la sua immediatezza nella comunicazione è secondo me fondamentale, ma è fondamentale anche proprio creare una bottega dove veramente si insegna, ci sono i maestri che insegnano i vari ruoli che il cinema impone. La mia volontà era quella di fare un corso di formazione cinematografica di buon livello, portare un'esperienza ai ragazzi appassionati di cinema che magari avevano anche già una certa infarinatura oppure anche alcuni che volevano semplicemente muoversi verso questo mondo, un'opportunità che difficilmente nella città di provincia si può avere, perché i professionisti che abbiamo messo in campo sono tutte persone che lavorano nel mondo del cinema. Quindi sono stage intensivi quelli che abbiamo fatto. Il primo era uno stage di sceneggiatura. L'editor Leonardo Rizzi vive a Londra, lavora nel mondo del cinema e del fumetto e ha fatto un percorso bellissimo con questi ragazzi. Erano 10 ragazzi che sono stati selezionati da lui, che dovevano mandare delle cose scritte e hanno fatto una settimana intensiva in cui ognuno di loro scriveva un cortometraggio. Tra questi lavori è stato selezionato il corto ritenuto migliore dal tutor, quindi il corto è stato realizzato con un corso che vedeva 20 studenti, anche questi preselezionati, in 4 discipline diverse, ovvero aiuto regia, fotografia, fonico e segretaria d'edizione. Avevamo 4 tutor provenienti dal mondo del cinema romano, Andrea Pagani, Max Gobier, Giulia Contino e Ferran Paredes. I ragazzi avevano dei professionisti ai quali riferirsi e potevano apprendere nella pratica quello che significa il mestiere. È stata un'esperienza per me bella, importante, oltre poi alla generosità stessa di Leonardo nel consigliarti, oltre a dare le informazioni, tutte quelle nozioni tecniche. E la cosa che mi porto ancora dopo tutto questo tempo, che in pochissimo tempo è riuscito a dare delle nozioni che magari da altre parti te lo danno in 2 o 3 anni di tempo, insomma. Rispolverando poi le nozioni di Leonardo, ricordandomi quello che più o meno avevo già in testa, tutta la struttura filmica, eccetera, piano piano è nato Far East. Nicola è un anziano vedovo, solo perché ha perso la compagna, non ha eredi, non ha nessuno e l'unica persona che gli rimane è la sua badante Marina, che però all'improvviso una mattina scompare da casa. C'era un signore anziano che passeggiava alla stazione di Pisa con questo cappotto, per quello il mio protagonista aveva questo cappotto old style, e da lì insomma è nata Far East, perché poi fondamentalmente per scrivere una sceneggiatura insomma tutto è fonte di ispirazione. Il cortometraggio è stato interamente girato a Lucca con degli attori professionisti come Pamela Viloresi, Marcello Marziali e Michele Cristacci. Loro chiaramente si sono mixati a attori locali, per cui abbiamo fatto dei provini ed è stato molto bello coinvolgere la città, quindi delle maestranze locali, con invece maestranze nazionali anche conosciute. Avere nella città di Lucca una partenza, un'esperienza, una scuola che tende a questo, per noi è veramente un fiore all'occhiello e comunque è intonato rispetto alla città, che veramente credo si distingua in vari campi per la propria cultura e per la cultura che sa dare.